La puntata di oggi inizia con un ringraziamento a tutti voi che ci seguite ogni giorno e che ogni giorno realizzate quello che era il desiderio di Siamo Noi, ovvero quello di costruire attorno a questa trasmissione l'attenzione verso persone che hanno più bisogno di altri, un'attenzione mostrata da voi telespettatori per uno dei casi che qui è arrivato e, come dire, ha scatenato davvero una bellissima gara di solidarietà. Sì, in effetti voi ogni giorno sempre di più animate le nostre dirette con le vostre telefonate, i messaggi mail, gli interventi su Twitter, su Facebook, ma soprattutto non vi tirate mai indietro quando c'è da passare dall'ascolto all'azione e dalla comprensione alla solidarietà. Lo accennava adesso Massimiliano, qualche giorno fa abbiamo raccolto e raccontato in studio la storia di Luigi Perrino, 61 anni, disoccupato, sotto sfratto con un figlio disoccupato e una figlia studentessa a carico e moglie gravemente malata. Ci siamo rivolti a voi, vi abbiamo chiesto aiuto e voi avete risposto con grande generosità. E anche in questo caso abbiamo chiesto la collaborazione, no, Gabriella, della Caritas diocesana di riferimento. Nel caso di Luigi è quella di Sabina Poggio Mirteto. E noi, per l'aggiornamento doveroso che dobbiamo a tutti voi, che come dicevo avete mostrato un gran cuore, ci colleghiamo via Skype con Don Rocco Gazzaneo, che è il direttore della Caritas di cui parlavamo, la Sì. Caritas della diocesi di Sabina Poggio Eccolo. Mirteto. Eccolo qui, Don Rocco, benvenuto a Siamo Noi. Buon pomeriggio, è un piacere Allora, stare con voi. dicevamo una vera e propria gara di solidarietà e sappiamo che un po' di donazioni sono arrivate sul conto di Luigi, è vero? Verissimo, e di questo sono veramente Il conto è grato, della devo Caritas, dire. ovviamente, intestato però come causale alla vicenda di Luigi. E Certamente. allora, come sono state queste donazioni? Quante sono state? Ma secondo il mio punto di vista siete stati bravissimi, quindi ringrazio chi ha donato. Tuttora, nel giro di una settimana più o meno, abbiamo 2.128 euro per il signor Perrino Luigi. Lei lo ha sentito Luigi per comunicargli, no? Questa bella, bellissima notizia? L'ho sentito anche molto contento da questo punto di vista. Senta, che cosa avete deciso insieme? Come lo aiuteremo dopo questa raccolta importante? Una prima parte già gliel'abbiamo data e poi man mano il resto procederemo secondo le necessità a erogare il tutto a lui, però tenendo conto anche di quanto la Caritas ha in mente, la promozione umana, quindi la capacità di poter massimizzare questo aiuto e anche di promuovere la famiglia, lui stesso, nella ricerca di qualche lavoretto, perché è bello che si possa trovare un impiego. Insomma, Don Rocco, questo è solo un punto di partenza, possiamo definirlo così, no? È un grande punto di partenza perché fa morale. Lui è stato aiutato sia dalla Caritas sia dai servizi sociali, però quando arriva un aiuto così congruo, bello, fa morale e quindi può anche suscitare entusiasmo in lui, nella famiglia tutta. Grazie, Don Rocco. Noi però il caso di Luigi Gabriella Sì. non lo abbandoniamo, No, noi continuiamo. intanto appunto chi vuole continuare a contribuire per sostenere Luigi e la sua famiglia lo può fare. Vi mostriamo l'IBAN del conto corrente della Caritas di Sabina Poggio Mirteto. Però ci tenevamo a sottolineare un'altra cosa, a ricordare un'altra cosa, perché Luigi Perrino non è venuto da noi per chiedere un aiuto economico. Diciamo, questa è stata assolutamente una nostra iniziativa. Lui è venuto qui per chiedere un lavoro, per chiedere, come ha detto lui, ricordando le parole di Papa Francesco, dignità. Quindi chiunque di voi sia in grado di aiutarci, ad aiutarlo a trovare un lavoro, si può mettere in contatto con la redazione, come sempre, seguendo tutte le indicazioni che fornisce Eugenia. A te. Sì, potete chiamarci al nostro numero verde, l'822 88 96, oppure potete scriverci via mail, siamo noi chiocciolatv2000.it, o ancora potete raggiungerci su Twitter, chiocciolasiamonoitv2000, o venirci a trovare sulla nostra bacheca di Facebook. In questo caso magari potete mandarci un messaggio privato. È importante ricordare che appunto Luigi vive vicino Roma e che quindi le proposte di lavoro, insomma, devono essere più o meno in questa zona.